Ben ritrovati ai telespettatori di Cilento Channel. Ci colleghiamo oggi con il sindaco di Cicerale, Gerardo Antelmo, per fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda l'attività amministrativa, ma anche per parlare della riapertura delle scuole nel comune di Cicerale. Sono già 2 giorni che gli studenti sono ritornati tra i banchi di scuola. Mi riferisco alle scuole per l'infanzia e le prime elementari, ma anche le seconde. Ma tutto questo e ancora tanto altro ce lo racconterà proprio il primo cittadino, che salutiamo. Ben trovato, sindaco. Ciao Raffaella, buonasera e buongiorno, buonasera a tutti i telespettatori. Gerardo, allora iniziamo subito con una tua dichiarazione in merito alla scomparsa di Maradona, una celebrità per il mondo intero, direi. Tu lo hai conosciuto e sei stato anche l'addetto stampa di un evento importante che si è svolto diversi anni fa, quando ritornò in Italia. Ecco, apriamo così questa intervista, ci fa piacere ricordarlo. Ma premetto che non sono tifoso del Napoli, sono tifoso della Juventus, saluto tutti i juventini, ma anche tutti gli amici napoletani, perché poi sono anche amico di Carlo Ancelotti, quindi insomma ho anche ottimi rapporti con la squadra del Napoli Calcio. Incidentalmente mi è capitato qualche anno fa, quando lui tornò in Italia per la nota vicenda fiscale che lo coinvolse, credo fosse il 2013, insomma attraverso l'organizzazione del rientro in Italia, mi chiesero di curare il coordinamento per dei giornalisti per la stampa di questo evento grande che si tenne, non vado errato, mi pare a Piazza Borsa a Napoli, nella sede della Camera di Commercio. Posso dire una cosa che voglio dire, ho conosciuto Diego, ma l'avevo conosciuto anche precedentemente e l'ho visto anche un altro paio di volte successivamente. Devo dire che capii davvero che cosa era Maradona per Napoli. Non era soltanto il mito sportivo, ma era il mito anche come uomo. Del resto, ancora oggi, insomma, mi fa male quando dopo la morte si rammentano gli elementi, qualcuno rammenta, forse anche per motivi calcistici, per motivi insomma, di parte calcistica, si rammentano gli episodi che non sono proprio positivi di un uomo. Io non mi sento di giudicare un uomo. Tantomeno un mito che era vivente, adesso resterà nella storia della città di Napoli. Molti l'hanno paragonato a San Gennaro, a Santa Patrizia, che è la compatrona della città di Napoli, ma soprattutto a San Gennaro. Resterà nella storia come sono rimasti Massimo Troisi, come è rimasto Pino Daniele. Aveva dei difetti, chi non ha dei difetti? Non dobbiamo giudicare l'uomo, ma dobbiamo giudicare ciò che ha rappresentato per la città di Napoli. Perfetto, infatti l'abbiamo voluto ricordare proprio perché tu di persona hai avuto un'esperienza ravvicinata con lui. Resterà nei cuori di tanti, grandi, piccini, Intanto. nonni, insomma. Gerardo, veniamo invece a quello che è l'attività amministrativa nel comune di Cicerale. Partiamo dall'apertura delle scuole, tanti comuni del Cilento invece che hanno prorogato la chiusura fino al 3 dicembre, mentre il comune di Cicerale continua a mantenere il primato di comune Covid-free e in questo caso tu hai deciso, insomma, di avviare l'attività scolastica. Non sono soltanto io, insomma, credo che ci sia anche, anzi, c'è sicuramente il comune di Capaccio, che è più importante del mio, ma anche il comune di Giungano, che ha aperto le scuole. Io sono andato un pochino oltre, ho consentito anche lezioni per le in presenza per la seconda elementare, per la seconda classe appunto della scuola primaria. Un gesto coraggioso, ma che fondamentalmente va a fotografare una situazione, perché sono il sostenitore delle decisioni differenziate a seconda dell'esito dello stato dell'arte della pandemia. E l'ho scritto anche in un articolo, mi ha chiesto un illustre quotidiano, la città mi chiese una ventina di giorni fa, un mese fa, quando non ho chiuso le scuole, e mi chiese fece un articolo di fondo nel quale dicevo in quel periodo che non era sicuramente opportuno e utile chiudere le scuole, anche perché c'è una montagna di pubblicazioni scientifiche che sostengono a livello internazionale che sostengono che le scuole non sono il luogo del contagio, soltanto il 3,5% dei contagi avvengono nelle scuole, ma insomma, ripeto,
pubblicazioni fatte in Cina, in America, nel Regno Unito. Alcuni paesi addirittura hanno fatto il lockdown e hanno lasciato aperto soltanto le scuole. Premesso questo, voglio dire, c'è stata la chiusura che probabilmente ha favorito, soprattutto nelle aree molto contagiate della regione Campania, ha favorito diciamo, una, tra virgolette, pulizia appunto dei contagi e quindi probabilmente è stato anche utile. Però adesso sia arrivato il momento di dare veramente senso compiuto a quello che è l'articolo 34 della Costituzione della Repubblica Italiana che riguarda il diritto allo studio. I bambini già hanno perso troppo tempo. È gravissimo perché perdere la scuola da parte per i bambini rappresenta anche un trauma, cioè i bambini perdono quel contatto che è il contatto in classe e se lo porteranno probabilmente per i prossimi anni, oltre che alcune classi che si stanno formando appunto i rudimenti appunto della formazione e della formazione sia la lingua italiana ma anche i rudimenti della scrittura, quelle classi avranno danni gravissimi a mio avviso nei prossimi anni. Cigerale, paese Covid-free, forse è soltanto una fortuna. Dall'inizio della pandemia non abbiamo avuto, non mi risultano nemmeno casi di contagio da Covid, alcuni in quarantena, ma poi tutti assolutamente negativi, tamponi. È sicuramente una fortuna, non bisogna farsi forte perché questa è il virus è davvero molto pericoloso e può attecchire ovunque. Devo dire però un dato statistico. Ho tirato fuori i dati del 1920 quando ci fu la spagnola e i dati della malaria. Ebbene, neanche allora abbiamo il paese, il comune di Cicerale, almeno se si possono considerare affidabili quei dati, ma dai registri dell'anagrafe sono abbastanza chiari, anche in quel periodo probabilmente non avevamo nessun caso né di malaria né di spagnola perché non avevamo aumento di morti, anzi la media si tenne assolutamente rispetto a quella degli anni precedenti e dei successivi. Quindi voglio dire, forse paese fortunato, quindi magari sarà l'aria che ci protegge, chissà. O la genetica, perché a breve inizieremo con Paolo Scirto l'importante E protocollo infatti di ti ricerca volevo appunto dei chiedere di tumori. aggiornarci. Noi ci siamo sentiti nelle dirette, insomma, che abbiamo fatto poi durante il lockdown, il primo lockdown, e abbiamo messo in evidenza più volte con te questo studio. Ormai Quindi è in siete realtà. in partenza? Siete in partenza per Sì, questa iniziativa? siamo in partenza. Questa fu un'intuizione del Comune di Cicerà, dell'amministrazione, anche del sottoscritto, insieme con Paolo Ascierto. Andammo a individuare un metodo che probabilmente potrebbe essere anche la svolta nel mondo del Covid, per un approccio diverso al Covid, ovvero quello della tipizzazione genetica dei polimorfismi. Che sono appunto delle caratteristiche endemiche di ognuno di noi. Ognuno ha un proprio polimorfismo. Ebbene, si è visto che la caratterizzazione, ad esempio, dei recettori ACE2 e dei recettori HLA determina epiloghi diversi rispetto al Covid. Ebbene, sono, come dire, il comune che ha avviato questa iniziativa, insieme con altri 59 colleghi, 59 altri sindaci, che sottoscrivemmo con una delibera di giunta. Questa iniziativa a brevissimo avrà inizio. La banca di credito cooperativo di Acquara ha dato un grandissimo contributo attraverso una raccolta fondi tra gli associati e tra i correntisti. Il comitato etico ha approvato il protocollo di ricerca scientifica. Ho incontrato Paolo Scirto una settimana fa per definire un po' una tempistica, ma che è immediata. Ma a brevissimo partiremo con i prelievi e partiremo con i test e ovviamente poi ve ne daremo sicuramente conto appena ci sarà, insomma, la pubblicazione scientifica che prevediamo sarà sulla rivista più importante del mondo perché è la prima volta che c'è un approccio del genere sia sul Covid ma anche in generale su una malattia virale come questa che è sconosciuta e quindi diamo un contributo in più alla ricerca. Ecco, fare amministrazione è anche questo, è contribuire non soltanto con gli isterismi e le psicosi. Chi chiude oggi le scuole nei paesi che sono Covid-free, io non riesco a comprendere le ragioni. Non riesco a comprendere le ragioni di chi chiude oggi la scuola, nonostante abbia un limite di contagio, non soltanto nella popolazione scolastica, ma in generale nella popolazione dei singoli paesi, non riesco a comprendere davvero quali possano essere
i motivi sensati per fare questa scelta. I bambini devono andare a scuola. Credo che all'inizio della prossima settimana, insomma, da quello, dai rumors che ci sono, probabilmente, insomma, si andrà verso un'apertura generalizzata anche delle altre classi, sempre tenendo in considerazione l'indice di contagio, soprattutto tra la popolazione scolastica, quindi docenti, personale tecnico e gli studenti. Stanno facendo tantissimi tamponi, stanno insomma facendo uno screening importante. Questo la Regione Campania sicuramente ha fatto una scelta sensata. Sindaco, facciamo anche un bilancio dell'attività amministrativa nel comune di Cicerale. Quali sono gli interventi che avete svolto in queste ultime settimane e se ce ne saranno, insomma, altri di lavori? Allora, c'erano ad esempio tre frane sulla strada provinciale che erano appunto un problema quale da 10 anni, quale da 12 anni, quale da 15 anni. Ebbene, le abbiamo tutte sistemate proprio nel 2020. Sono diventati, ieri il presidente della provincia mi ha scritto, cioè sulla strada provinciale 83 ormai siamo in presenza di un'autostrada. Ebbene, abbiamo sistemato ad esempio tre frane importantissime per il collegamento primario con Cicerale. Ma poi abbiamo ripristinato, consentito il ripristino di tutta la rete della strada provinciale, ma anche delle strade comunali che erano state interessate dai lavori della metanizzazione, che a brevissimo appunto vedrà la luce, appunto il gas è ormai in realtà, stanno facendo le domande per gli allacci le persone, e abbiamo ripristinato, abbiamo asfaltato quasi tutto il paese. Abbiamo anche molti oneri di urbanizzazione incassati, perché quest'anno abbiamo raddoppiato gli oneri di urbanizzazione incassati nel 2019. Pensate, nel 2018 8.899 euro di oneri di urbanizzazione incassati, nel 2019 28.000, quest'anno siamo intorno ai 153.000 euro di oneri di urbanizzazione. Bene, gli oneri di urbanizzazione servono proprio a intervenire con i fondi comunali sulla viabilità. Sicuramente, insomma, nell'anno 2021 interverremo ulteriormente su altre strade. E mi preme ricordarlo, lo dico pubblicamente, anche sulla strada Guarane, che per noi è molto importante, perché è la strada di accesso al parco e che porta nell'area dove c'è anche un importante agriturismo, e quindi quella diventerà via Ansel Keys, perché la intitoleremo al padre della dieta mediterranea, Ansel Keys, appunto, che dato che a Cicerano abbiamo anche l'ambasciatrice Giovanna Lucca. Ecco, questa notizia ci fa davvero piacere perché abbiamo sostenuto spesso, insomma, Giovanna Voria e la sua battaglia per insomma, dare davvero luce a quel tratto di strada che poi, come hai detto bene tu, insomma, porta ad un luogo importante per Cicerale, che è Corbella, ma anche e soprattutto in un luogo dove Giovanna Voria cucina i prodotti della dieta Maniera leggera. mediterranea e che è importante perché porta avanti da anni, insomma, la filosofia di Ansel Keys, dieta mediterranea, patrimonio dell'UNESCO. Insomma, si sta festeggiando il decennale proprio in questi giorni della dieta mediterranea come patrimonio dell'umanità e dunque è una bellissima notizia. Ci auguriamo, insomma, che potremo inaugurare questa strada e appunto dedicarla al grande Ansel Keys, in presenza Per la ovviamente RAI fui, per la dell'ambasciatrice della RAI, dieta mediterranea che è Giovanna. guarda, ho nel cuore la dieta mediterranea, patrimonio dell'UNESCO. Per la RAI ricordo che fui il primo giornalista a dare la notizia, a fare un corposo servizio appunto sul dossier dieta mediterranea UNESCO. Quindi, insomma, ci tengo in particolar modo, insomma, anche perché a Cicerale la dieta mediterranea ancora, voglio dire, è uno stile abbastanza, voglio dire, consolidato nella popolazione, non soltanto nella popolazione più anziana, ma anche nella popolazione giovanile. Insomma, qui si usa l'olio extravergine d'oliva per tutto, insomma, le verdure. E infatti, quindi non solo l'aria buona a Cicerale, ma anche il cibo. Quindi l'invito è sempre questo, è Esattamente. sempre lo stesso, insomma, di venire a Cicerale, ma di visitare in generale il Cilento, che è poi è una terra meravigliosa, Nel Focus ricca vi di darò una cultura, storia, ma notizia. anche di gastronomia. Prego. Nel Focus vi darò una notizia in anteprima clamorosa, perché abbiamo prove che il più grande dei pittori impressionisti, Edgar Degas, il francese Edgar Degas, ha vissuto per tanti anni a Cicerale e ha fatto una gran parte delle opere, tutta la ritrattistica l'ha realizzata a Cicerale. Stiamo realizzando una grande iniziativa, una grande opera che durerà per i prossimi decenni, perché apriremo un museo open air
un museo all'aria aperta, appunto, in plein air, con grandi opere del nuovo impressionismo. Quindi, insomma, ci stiamo già lavorando, ma io credo che per primavera saremo pronti, Covid permettendo, ovviamente, saremo pronti anche per inaugurare questa nuova grande iniziativa. Perfetto, noi ti ringraziamo per aver accettato il nostro invito e per aver fatto insomma un po' il punto della situazione anche nel comune di Cicerale e insomma anche per questa notizia in esclusiva che ci hai fornito ai È la telespettatori. Ci prima volta. auguriamo che la nostra stessa emittente potrà essere presente a questo evento Assolutamente. e insomma documentare tutto come sempre. Assolutamente. Perfetto. Assolutamente. Grazie a voi. Grazie Grazie. Gerardo, ti aspettiamo in TV per approfondire ancora di più notizie su Cicerale e a presto. Sarò onorato. A presto voi. Grazie.